Gentile pubblico, ha inizio la cerimonia. Entra Diego Dominguez, accompagnato dal magnifico rettore dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Giorgio Calcagnini, e dal prorettore vicario Vieri Fusi. La parola il magnifico rettore Giorgio Calcagnini. Buongiorno a tutti e a tutte, un saluto alle autorità civili, militari e religiose, e un caro saluto a Diego Dominguez per essere qui con noi. È stata, diciamo, una scelta anche questa molto condivisa e molto piacevole per i valori che Diego ha sempre manifestato ed espresso nel mondo dello sport e non solo. E per questo motivo, appunto, che l'abbiamo oggi, lo stiamo per omaggiare di questo nostro sigillo, questo nostro riconoscimento. Per fare una cosa un po' più formale, vi leggerò le motivazioni così come sono state, gli sono state consegnate. Quindi, nato a Cordoba, Argentina, il 25 aprile del 1966, Diego Dominguez è una leggenda del rugby internazionale. Esordisce nel club argentino della Tablada Cordoba, milita per un breve periodo in una formazione francese del Cognac, prima di approdare all'Amatori Milano, meglio noto come Milan Rugby, con cui conquista 4 scudetti e una Coppa Italia. Di madre milanese, ma originaria delle Marche di Matelica, indossa per la prima volta la maglia della nazionale italiana il 2 marzo 1991 allo Stadio Flaminio di Roma, imponendosi da lì in poi come il mediano di apertura più forte di tutti i tempi. In questo ruolo strategico contribuisce al successo dell'Italia, che nel 2000 conquista l'ingresso al torneo 5 Nazioni, subito dopo denominato 6 Nazioni. Dal 2000 al 2003 Dominguez partecipa a 4 edizioni di questo storico campionato e gioca 3 Coppe del Mondo, la prima nel 1991, le successive nel 1995 e nel 1999. Quando affronta l'ultima partita con la nazionale azzurra, il suo palmarè conta 74 caps o presenze e 983 punti. Per prendere parte al più importante campionato di rugby europeo, si trasferisce a Parigi e conclude la carriera allo Stade de France, con cui vince 4 titoli di campione di Francia e una Coppa di Francia. Nel 2004, dall'addio allo sport,
della Pallovale per dedicarsi alle sue attività imprenditoriali e a progetti di formazione e rieducazione rivolti alle nuove generazioni in condizioni di fragilità e disagio sociale. Numeri record disegnano la parabola ascendente dell'ex numero 10 di Toro Argentino, ad oggi considerato l'ottavo miglior marcatore internazionale della storia del rugby a 15, con 1010 punti segnati in 76 incontri, due con la maglia dell'Argentina. Il secondo a raggiungere i 1000 punti, solo 9 giocatori al mondo possono vantare questo traguardo. Il terzo, miglior realizzatore di sempre del massimo campionato italiano, con 2966 punti marcati tra il 1990 e il 1997. Ha inoltre al suo attivo un titolo di campione sudamericano con l'Argentina, uno di campione europeo con l'Italia, ed è stato convocato due volte nei Barbarians, la selezione dei migliori giocatori di rugby del mondo. Ma accanto agli alti meriti conseguiti in ambito sportivo, Diego si è distinto per talento e tecnica, per intelligenza tattica e dell'anima. Pensiero veloce, azione veloce, controllo, coraggio, generosità, fair play hanno rappresentato il suo modo di fare rugby. Parametri costanti di un sistema di gioco in cui la straordinarietà del singolo riverberava sulla collettività della squadra. Una grandezza che continua ad esprimersi nella seconda vita professionale del campione, attualmente commentatore per Sky Sport e soprattutto allenatore e promotore di progetti dedicati ai giovani delle periferie del paese, da Scampia a Quartoggiaro. Iniziative che attraverso l'insegnamento del rugby e la creazione di campi e strutture ad hoc fanno leva sullo sport come fattore di aggregazione sociale e fondamentale occasione di crescita. Di crescita, inclusione, educazione e formazione ispirano non di meno gli sport camp che Dominguez coordina negli istituti penali italiani per minorenni, dal carcere minorile Beccaria di Milano al Fornelli di Bari, con l'obiettivo di trasmettere i valori della solidarietà, della disciplina, dello spirito di squadra, del rispetto delle regole e di sollecitare speranze e desiderio di reinserimento nei giovani in stato di detenzione. Per queste motivazioni l'Università degli Studi di Urbino, erede di una cultura rinascimentale che rappresenta il fondamento della moderna civiltà europea, di cui ha saputo interpretare i valori autentici, attribuisce a Diego Dominguez il suo massimo riconoscimento, il sigillo di Ateneo. Grazie. Prende la parola Dominguez con la Lectio Magistralis. Io sono vecchia scuola, scrivo ancora penna a mano, fogli, Mi piace. Prima di cominciare vi voglio ringraziare a voi, darvi buongiorno, ringraziarvi di essere venuti. Sapete che ho l'adrenalina per questo momento, è stata come una partita per me. Bella, adrenalina positiva. Sempre prima di una partita importante, l'adrenalina ci vuole sempre, prima di entrare in campo.
Ho preparato, sono 2 o 3 giorni che preparo questo momento. Questa mattina mi sono detto presto, ho una testimone lì all'esterno, la mia fidanzata che mi ha visto, alle 6 del mattino ho lucidato le scarpe, il costume, l'abito là, pronto, la camicia. Insomma, facevo questi rituali sempre prima di entrare in partita. Io gonfiavo i palloni sempre, sempre gonfiato i palloni io prima di entrare in campo, quando ho giocato le partite importanti. Quindi è un momento importante, vi ringrazio e sono molto contento di essere qua e emozionato positivamente. Andiamo a noi. Come avete visto il titolo, giocare per imparare a vivere. Le Marche sono casa mia. L'ho sempre sentito questo e l'ho sempre saputo sin da bambino, quando mia madre Luisa Fabianesi mi raccontava la sua storia. La Matelica Buenos Aires, quella di tanti emigranti partiti dall'Italia alla ricerca di una vita migliore e arrivati in Sud America con la ricchezza della speranza e la consapevolezza della propria origine. Faremo meglio chiamarlo senso di appartenenza, uno di quei valori forti che avrei ritrovato e avrei apprezzato ancora di più negli anni della mia carriera sportiva nel rugby. Tu non vinci mai se non ti senti cucita addosso una maglia, mai. Se i colori del tuo club non sono quelli di una famiglia. Se non condividi con i tuoi compagni sentimenti profondi, spogliatoio, allenamenti, campo, partite e soprattutto quelli che gli inglesi chiamano camaraderie, lo spirito di squadra. Non traduciamolo letteralmente cameratismo perché potrebbe essere mal interpretato per il passato che accompagna questa parola in Italia. Quasi senza volerlo ho introdotto il tema dei valori dello sport e in particolare il rugby, unici. Un portatore sano di atteggiamenti positivi anche nella società. Valori che hanno saputo resistere all'avvento del professionismo dopo il 95, come se i soldi e gli interessi generati dalla Palovale non l'avessero deformata nella sua essenza. Di cosa parliamo? Del rispetto, tanto per cominciare, per l'arbitro prima di tutto, al quale si può rivolgere al massimo per qualche spiegazione giusto il capitano della formazione e poi gli avversari che senza di loro non possiamo giocare. Il coraggio che non può mancare in uno sport di contatto, anzi di combattimento. La lealtà mai messa in discussione. Ancora oggi, lo sapete, vedo tanti giocatori di rugby qua, una simulazione è un atto nemmeno da contemplare, un meccanismo mentale che non si può generare. Il sostegno, ovvero la certezza che da soli non si va da nessuna parte senza l'aiuto dei compagni. Vengono in mente il gioco di squadra e la condivisione, di cui tutti parlano oggi. È di moda, queste parole sono di moda. Nessun progetto decola se non contiene queste parole e di cui tutti tendono a riempirsi la bocca, faticando a mettere il tutto in pratica.
E non si tratta dell'elenco di principi da manuale, giusto per aumentare l'epica del rugby. Le cose stanno davvero così. Ma entrano soprattutto in campo la passione, il cuore, il sacrificio, il senso di responsabilità. Chi pensa che il rugby sia solo una battaglia tra soggetti extra large, pieni di chili di muscoli, è completamente fuori strada. Anche se Oscar Wilde, scrittore, diceva che il rugby è una buona occasione per tenere lontani 30 energumeni del centro della città. Io sono la dimostrazione che si può giocare, si può vincere e si può diventare campione anche col mio fisico. E a me piace dire che nel rugby, se lo dico sempre ai giovani, si gioca con le mani, con i piedi, ma soprattutto con la testa e con il corazon. Potrei intrattenervi ore su questi temi, tuttavia vorrei soffermarmi su un aspetto importante del gioco, l'aggressività che si deve mettere e che non è misurabile, come i chili, la massa grassa. Nessun GPS può certificare questo. Nessuno. Essendo capace però, quando uno entra in campo, ogni rugbista deve avere questo dentro. Importantissimo, fondamentale. Essendo capace però di contenerla nel rispetto delle regole, con una parola, l'equilibrio. Senza aggressività è meglio scegliere un altro sport. L'eccesso può però costare caro alla squadra, nell'immediato, cartelli gialli, rossi, col tempo, squalifiche, addirittura radiazione a vita. Spostiamoci dal campo di gioco al campo della vita, l'aggressività. Lo si avverte subito quando si apre lo smartphone o per essere più datati, si guarda un notiziario della TV, affligge la nostra società, spesso fuori controllo, porta devianze e a commettere delitti, fa deragliare la vita di tanti ragazzi che non hanno avuto l'educazione, la forza, la fortuna, le possibilità per riuscire a contenerla. L'utilizzo dello sport, in particolare il rugby, è servito nella seconda parte della mia carriera. Una volta lasciato l'agonismo, per cercare di aiutare chi ha preso la strada sbagliata. I principi del rugby portati negli istituti penali per i minorenni hanno aiutato questi ragazzi a sfogarsi, a capire che anche la frustrazione può essere incanalata positivamente. Io adesso vi farò vedere un video che ho preparato per voi, un video che è uscito un paio di anni fa, poi vi farò i commenti e vi spiegherò cosa facciamo da 8 anni sui carceri minorili italiane. Ci sono ragazzi fino a 24 anni e i reati sono principalmente reati contro il patrimonio, quindi delle rapine, principalmente rapine e reati di droga. Nel cortile dell'Istituto Penale Minorile Cesare Beccaria di Milano si gioca a rugby. Non è una novità, è diventata una tradizione, è il sesto anno consecutivo del Mediobanca Sport Camp organizzato da Diego Dominguez e dal suo staff. Ragazzi dai 14 ai 24 anni detenuti nell'istituto possono praticare il rugby e non solo, anche altri sport. Il camp è nata sei anni fa. Qua è nata 6 anni fa, il gruppo Mediobanca molto sensibile a tutti i progetti sociali
molto molto sensibile ai giovani. Abbiamo proposto questo percorso e niente, è stato accettato, abbiamo cominciato e niente, è stato un bel successo, abbiamo un ottimo rapporto, si è creata una bellissima dinamica fra gli agenti, fra lo staff, fra loro. Ho trovato un gruppo molto competitivo, hanno lavorato tantissimo. Il rugby, ho visto parecchi giovani molto bravi portati per eventualmente il giorno che usciranno, se vogliono intraprendere o cominciare a giocare a rugby in qualche club milanese, saranno pronti. In fondo è questo il messaggio, è educare, formare e lasciare un esempio vivente a loro, nella loro testa, quando lo riusciranno. Lo sport è qualcosa che è necessario ai ragazzi, il senso un poco della regola, no? Del rispetto delle regole e soprattutto poi del fare gruppo. La cosa più bella di questo campus è l'entusiasmo che porta Diego e il suo staff dentro questo istituto. I ragazzi non vedono l'ora, e non dico che ogni giorno, ma spesso capita, dice, quando viene Diego, quando inizia il campus, ma perché non ne facciamo un altro? Alcuni di loro, dove ci segnalano che stanno facendo un bel percorso qua dentro, le diamo la possibilità di riuscire, vengono a allenarsi al CUS Milano Rugby con noi, le diamo un lavoro. Per il rugby B! Allora, questo è un progetto che è da 8 anni che va avanti, quest'anno sarà il 9º anno al Beccaria di Milano. E cominciamo quest'anno per il primo anno al carcere minorile di Napoli, a Nisida. Okay? Questo è un progetto che mi tiene molto, molto a cuore, mi prende molto la testa, veramente molto la testa. Perché? Perché hai delle sensazioni molto forti qua dentro, molto forti. Obiettivo mio e il mio staff, noi uno all'anno, un giovane all'anno dobbiamo mettere, faccio il click nella testa e mettere dentro la società e che intraprenda la sua vita normale come prima. Uno all'anno. Non è facile? Non è facile. Molto difficile. Sono giovani, da 14 anni fino a 20, l'avete sentito. Come faccio io? Io vado sempre lì 15 giorni prima. Io arrivo lì, li metto tutti in una stanza con me da solo e gli parlo a loro. Vi presento cosa andremo a fare, come si devono preparare, cosa mi aspetto di loro, cosa noi daremo, dormire, riposare, prepararsi. Noi facciamo 4 ore di sport al giorno, dopo il terzo giorno sono finiti, non sono abituati a fare tanto sport così, acido lattico, morti, però vanno avanti. Regoliamo i ritmi per farli arrivare il venerdì. Si fa un bellissimo evento il venerdì mattina, ci sono le competizioni fra di noi, in tutti gli sport, non facciamo solo rugby, calcio, basket, sopravvivenza, nuoto, c'è la piscina al Beccaria, la facciamo riempire, facciamo nuoto anche, e facciamo le gare il venerdì, tutte gare di tutti i tipi fra di noi, è bellissimo, una bellissima festa. Cosa cerco di là? Cioè, noi cosa facciamo, come l'avete detto? Lasciare esempi, con parole, con gesti. Io e il mio staff molto preparato, entriamo in 10-12 persone dentro, uno ogni 3 più o meno, ogni 4, sono dai 40 ai 45 detenuti. È bellissimo, quest'anno un'altra sfida grossa, a Nisida, a Napoli, sono 60, saremo ancora di più noi come staff. Niente, questo piede a terra. Quando tu entri qua dentro, il piede lo metti a terra, ti abbassi, abbassi. Nelson Mandela, e non serve nemmeno aver visto il meraviglioso film Invictus che ripercorre la storia della Rugby World Cup 95, alla quale ho partecipato pure io,
Sudafrica campione del mondo, ha usato il rugby per unire un paese, lo sport dei bianchi, di chi aveva costruito il regime dell'apartheid, è diventato poi lo sport di tutti. La palla ovale, il campo, la passione, il rispetto hanno fatto molto di più di tanti interventi politici della Commissione per la Verità e la Riconciliazione e di tutti gli sforzi calati dall'alto per guardare avanti sempre uniti. Lo sport ha il potere di cambiare il mondo, diceva proprio Mandela. Io penso che sicuramente ha la forza di migliorarlo. Per finire, io vi prometto che mi batterò per incrementare le ore di sport nel programma scolastico italiano. Grazie mille. Signore e signori, a così termine la cerimonia di consegna del sigillo di Ateneo a Diego Dominguez. Vi ringraziamo della partecipazione.